Non possiamo che essere contenti di una città che ci ha visto all'opera e ci ha riconfermati. Io penso che Mazzara ha dato una prova di maturità, ha voluto mettere da parte la solita politica definita da quei baroni che immaginano di avere sempre pacchetti di voti, che immaginano sempre di poter governare il voto sempre lo stesso, e invece ha dato dimostrazione di un voto libero, fondato su un nuovo paradigma politico, che è quello della politica che realizza le cose, che fa le cose, che cambia la vita dei cittadini, che modifica il futuro di questa nostra città. Oggi tutto questo viene ripagato e ovviamente ci chiama a una nuova responsabilità. Per noi è un grande onore essere il primo sindaco di Mazzara, eletto al primo turno in tutti questi anni, da quando esiste l'elezione diretta del sindaco, e noi questo onore lo trasformeremo in responsabilità e sapremo ripagare i nostri concittadini della grande, grande fiducia e stima che ci hanno concesso. Adesso governiamo, ci attendiamo una opposizione che immaginiamo dura, decisa, leale, fondata sui programmi e sul bene della città. Su quella siamo pronti a confrontarci in maniera seria, concreta, e anche ad accogliere ogni proposta che possa migliorare le condizioni di vita dei nostri concittadini. Ai mazzaresi cosa vuole dire? E ai mazzaresi dico che intanto li ringrazio, ho un ringraziamento enorme per tutti, perché loro hanno compreso bene che non solo abbiamo un'amministrazione capace, competente, che si spende veramente con passione per la propria città, ma hanno compreso che questo sindaco è un uomo del popolo ed è venuto il momento che il sindaco di Mazzara lo decida veramente il popolo e non qualcuno che lo decide dall'alto dei vertici di non so quale partito regionale o nazionale, ma sono i cittadini mazzaresi a eleggersi il proprio sindaco. Questa è una bella lezione per la politica. Io penso che ogni tanto la politica, quella con la P maiuscola, quella che governa a livello regionale e nazionale, deve anche sedersi, osservare e fare qualche riflessione. Sono convinto che questa esperienza sarà un'esperienza che servirà in questo senso.